Maria passa davanti al mio lavoro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio da Pietrelcina diceva: Ringraziamo la Madonna perché è stata lei a portarci Gesù. Vieni Spirito Santo, scendi ora su di noi. Vieni per la potente intercessione del cuore immacolato di Maria, la tua amatissima sposa e nostra madre. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Ed ora, per la verità e la potenza proclamata nella parola di Dio, vogliamo esprimere l'intenzione di questa novena. Maria, passa davanti al mio lavoro. Maria, passa davanti al mio ambiente di lavoro. Maria, passa davanti ai miei colleghi. Maria, passa davanti a coloro con cui lavoro e per cui lavoro. Maria, passa davanti ai miei doni e talenti. Maria, passa davanti affinché usi bene il mio stipendio. Maria, passa davanti al mio lottare per il regno dei cieli. Maria, passa davanti alla mia intelligenza e alla mia volontà. Maria, passa davanti ai miei discorsi, ai miei concorsi, alle mie prove che dovrò affrontare. Maria, passa davanti alla mia crescita professionale. Maria, passa davanti a me quando l'invidia e la gelosia prendono il sopravvento. Maria, passa davanti a me quando la vanità e l'orgoglio parlano più forte. Maria, passa davanti a me in modo che io possa essere protetta da falsità ed inganni. Maria, passa davanti per proteggermi dalle trappole del maligno e dei suoi servitori.
Maria passa davanti a me perché non viva nell'ozio. Maria passa davanti al mio riposo e al mio tempo libero, perché tutto sia nella divina volontà. Maria passa davanti a coloro che lavorano per il Signore, perché facciano tutto secondo la sua volontà. Maria passa davanti affinché Dio operi in noi, attraverso la nostra fede e la nostra vita di preghiera. Maria passa davanti ai miei bisogni materiali e spirituali. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria passa davanti, aprendo le strade, le porte e i cancelli, aprendo le case e i cuori. La madre cammina davanti e i figli protetti ne seguono i passi. Maria, passa davanti e risolvi tutto ciò che non siamo capaci di risolvere. Prendi tutti i figli sotto la tua protezione. Mamma, prenditi cura di tutto ciò che non è alla nostra portata. Tu hai il potere per questo. Madre, rasserena, calma e sciogli i cuori. Cancella l'odio, i rancori, il dolore e le maledizioni. Poni fine alle difficoltà, alle tristezze e alle tentazioni. Allontana i tuoi figli dalla perdizione. Maria, passa avanti e prenditi cura di tutti i dettagli. Abbi cura, aiuta e proteggi tutti i tuoi figli. Maria, sei la madre e anche la custode. Apri i cuori delle persone, apri le porte, apri le strade. Maria, ti chiedo, passa davanti, conduci, aiuta e guarisci i figli che hanno bisogno di te. Nessuno è rimasto deluso dopo aver invocato e chiesto la tua protezione. Solo tu, con la potenza di tuo figlio Gesù, puoi risolvere le cose difficili e impossibili. O Madonna, prego questa orazione, chiedendo la tua protezione, con un Pater e tre Ave Maria. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In virtù della nostra unzione battesimale, ci benedica il Signore e accolga la nostra richiesta in questa novena. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola Matita.